Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master K. Io sono il Master K, il vostro ospite su questo canale. Adesso che la community si sta espandendo, sta arrivando più gente, mi capita molto spesso di ricevere sia come messaggio privato, sia come commento sotto i video, le domande di Master che chiedono: ma Master K, come faccio a spiegare ai miei giocatori questo? Master Kai, come faccio a far capire ai miei giocatori sta cosa? A quanto pare è giunto il momento di fare un video per rispondere a tutti quanti contemporaneamente. La risposta però è sempre la stessa per tutti. Show, don't tell. Show, don't tell è un adagio che viene dato a chiunque si appresti a scrivere una qualsiasi tipo di opera narrativa, che sia un racconto, un film, un telefilm o, come nel nostro caso, una quest per un gioco di ruolo. Immaginate che il vostro party sia arrivato in una nuova città poco dopo che questa sia stata coinvolta in un qualche tipo di conflitto. Potreste dire ai giocatori che la città è stata recentemente coinvolta in una guerra, e poi far incontrare loro un PNG che spieghi un attimo le cause del conflitto, le fazioni coinvolte, per poi magari lamentarsi su come adesso la vita per gli abitanti della città sia molto più dura prima che ci fosse stata la guerra. In questo modo la situazione sarà chiara immediatamente ai giocatori e avranno tutti gli elementi che gli permettono di comprendere la nuova ambientazione. Potreste invece descrivere lo squallore delle strade, resti di armamenti ancora sparsi in giro, farli assistere a scene disturbanti e magari farli interagire con personaggi loschi che prosperano nella miseria altrui, senza però fornire direttamente informazioni su quello che sia successo. I giocatori avranno molti meno elementi per comprendere l'ambientazione, ma proprio questo stato di incertezza in un ambiente che sembra apparentemente pericoloso li spingerà a indagare, fare domande in giro e capire perché la gente vive per le strade e perché le case sono distrutte. I giocatori in questo modo dovranno ricostruirsi da soli la dinamica, la natura del conflitto, ma proprio il fatto di aver dovuto passare del tempo a indagare, a ricostruire, a ragionare su quello che hanno visto, li porterà a dare molto più valore alle informazioni che ricavano e a conti fatti a ricordarsele anche meglio, senza contare che in questo modo avranno la possibilità di scegliersi da soli con quali PNG interagire e potranno influenzare di più l'andamento della quest. Questa è appunto la base del principio dello show don't tell. Se volete che i vostri giocatori acquisiscano determinate informazioni che per voi sono importanti per farli proseguire nella quest, il modo migliore per farlo è incorporare queste informazioni in una scena con cui i PNG possano interagire e possibilmente che generi in loro anche una risposta emotiva. Ci sono tre principali motivi per cui è sempre meglio mostrare e non raccontare. Principalmente è che l'interazione, anche quando è limitata, richiama molto di più l'attenzione rispetto alla semplice narrazione. Se ai giocatori viene presentata una scena con cui possano interagire, fosse anche solo quella di doversi spostare tra la folla per vedere meglio quello che succede, la renderà molto più interessante per loro. Se poi è possibile che loro interagiscano in maniera molto più diretta con la scena, tanto meglio. Ma anche solo il fatto che potenzialmente potrebbero venire coinvolti li costringerà a stare in allerta e prestare attenzione a quello che succede. È molto più facile ricordare che gli orchi sono dei bruti violenti se questa informazione il party l'ha acquisita quando erano dalla parte sbagliata della doppia ascia di un orco arrabbiato.
Secondariamente è molto più facile ricordare le informazioni a cui sono associate delle risposte emotive forti. Su questo non ci sono molti esempi da fare. Ricordatevi le quest che avete giocato in passato o anche gli eventi della vostra vita passata. Probabilmente vi sarà molto più facile ricordare una singola battuta di un telefilm che vi ha fatto ridere che la trama dell'intero episodio. E ricorderete molto bene quella volta che da bambini siete rimasti spaventati da qualcosa rispetto a tutti e cinque gli anni che avete passato alla scuola elementare. Se riuscite a fare in modo che a un'informazione sia associata una forte risposta emotiva, potete dire di avere la ragionevole certezza non solo che i giocatori ricordino quell'informazione, ma anche che la considerino un'informazione importante. In ultimo, è molto più gratificante capire le cose da soli che farsele spiegare. Su questo immagino siamo tutti d'accordo. Allo stesso modo, è molto più gratificante per i giocatori raccogliere loro gli indizi e trarre loro le conclusioni rispetto che a farsi imboccare passo passo dal master. Diciamo che il party lavora per la mega corporazione cyberpunk. Devono andare nell'ufficio del PNG corporativo di alto livello a vedere se c'è del lavoro per loro perché hanno bisogno di soldi. Il master potrebbe farli entrare nell'ufficio e il PNG gli dice: sì, c'è del lavoro per voi. L'altra ditta sta costruendo questo prototipo che, se poi commercializzano, va a rovinare il nostro mercato. Andate nel loro stabilimento e rubatelo. Però sarebbe meglio che il master magari li faccia sentire l'ultima parte di una telefonata tra il corporativo e il suo capo mentre sono ancora in sala d'attesa, in cui il corporativo si lamenta del lancio di questo nuovo prototipo e aspettare che siano i PG stessi a dire: ah, ma se tu c'hai un problema con quell'altra ditta, sai, noi potremmo rubarti il prototipo o noi potremmo fare qualcosa, dimmi un po' te. A livello di trama e a livello di meccanica la cosa è del tutto indifferente. Però per i giocatori a quel punto non starebbero facendo la quest del PNG, starebbero facendo la loro quest che loro hanno ideato. Per loro sarà sicuramente molto più gratificante. Diciamo che per questo video è tutto. La settimana prossima nel D20 System vi toccherà assorbirvi tutta la spiegazione sulle origini del sistema magico di D&D. E a sto punto, a pensarci bene, magari tra un paio di settimane nell'arte del masteraggio sarà il caso di fare una bella spiegazione sul perché è inutile fornire grandi spiegazioni. Lo so, sono un master pieno di contraddizioni. Come sempre, vorrei sapere da voi se usate questo metodo o quali altri metodi utilizzate per assicurarvi che i vostri giocatori acquisiscano e ricordino le informazioni importanti di cui hanno bisogno per la quest. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Schiacciate il tastino della campanella se volete rimanere aggiornati. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo al prossimo video.